ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Continuiamo la nostra missione alla ricerca del predatore. Porca miseria, ha tremato l'impossibile qua. Comunque ci abbiamo sempre Kate. Nel video precedente siamo riusciti a trovare, grazie al consiglio di un nostro amico, una fantastica arma. Però in pratica il problema è che è morto? Sì. Non ce lo possiamo anche mangiare. No, non ce lo possiamo mangiare. L'abbiamo semplicemente ammazzato. Che è sta cosa? Che sta scoppiando, ragazzi? Ma stiamo tranquilli? Ok. Aia. Che c'è laggiù? C'è qualcosa laggiù in fondo, eh? Che riusciamo anche a beccare il 9%. Ma vedo che ci sta già raggiungendo. Ok. Fatemi vedere. Ma c'è una tempesta qua. Porca miseria, ragazzi. Si sta alzando una tempesta perché non vedo una mazza. Vediamo se riusciamo a beccare la mazza. È ora di divertirsi. Sì. Aspetta. Aia. Vediamo se riusciamo. Carica veloce. Aspetta un po'. Allora, vediamo se riusciamo un pochettino a rallentare così. Aspetta un po'. È così. Vediamo di beccare il colpo critico. Ok, beccato. Porca miseria, che c'ha questo? C'è la diffusione, materiale nucleare, alluminio. Che cazzo è scoppiato? Kate, ma sei stato tu? Oh, questi ci hanno lanciato una bomba. Kate, ti hai fatto una scorreggia? Che cazzo hai combinato, Kate? È saltato l'impossibile, ma non è che ci stanno bombardando. Porca miseria. Allora, io salverei. Porca miseria. Cioè, ma parete una tempesta di fuoco, eh. Non so nemmeno se... di sabbia, di fuoco. Albert, più sta là sopra. Ok. Che vieni da questa parte, eh. Siamo attenti. Con le... Ah, grande, ce l'abbiamo. No, abbiamo problemi. Non credo che ci siano... Cazzo, già in difficoltà. Ma fa veramente schifo questa voce. Cioè, praticamente in continuazione precipita. Che ci sta là? Il cavaliere, meno male, sta là. Ma sei caduto dall'elicottero? Ok, ti do una mano, giusto? Che miseria, ragazzi. Aspetta. A chi stai sparando, amico? Ti do una mano. Aspetta, che non vedo niente. No, stai qua, non ti preoccupare. Ecco. Attenzione. Ok, beccato. Sì, sto un po' male, aspetta, mi faccio un attimo uno stimpack. Ok, dovremmo stare tranquilli adesso. Sì. Oh, cazzo. Non ho capito se state lanciando bombe o qualcos'altro, eh. Volevo andare un attimo là vicino per vedere. Perché spesso a volte becchiamo l'alluminio. Tipo per esempio qua vicino. Questo è morto. C'è la diffusione delle munizioni. Tappi, qualunque cosa trovi, ricordati di dividere. Gamba destra, gamba sinistra, fucile laser, uniforme. Non so sinceramente se possiamo sostituirlo, sinceramente, con... Questo è un CD. No, vabbè, meglio di no, sennò poi combiniamo un casino. Questo l'abbiamo già visto. Non c'è più niente, no? Ok. Sto maledetto elicottero, quando arriva, porca miseria, combina più fracelli che altro. Spesso e volentieri mi trovo, a parte che non vince mai, cioè quando arriva praticamente lo distruggono sempre, lo fanno sempre precipitare. Non so se è una merda o qualcos'altro, ma comunque andiamo avanti. Che sto pannistito. Cane feroce, vabbè, il cane, sto tranquillo, tanto non dovremmo avere problemi. Però mi puzza il fatto che ci sia soltanto un cane. Allora, fatemi vedere dove siamo. Ah, siamo quasi vicino. Beh, quasi, ok. Più che altro, non tanto, è vicino. Ok, quindi il cane non lo vedo neanche poi più, tra parentesi. Ok. Qui si... Attenzione che i cani all'improvviso ci attaccano. Vediamo se riusciamo a aprire qua e trovare qualcosina anche qua dentro. Estintore, olio, secchiello. Io vi dico la verità, più che altro sono alla ricerca di questi chiodi per poter utilizzare la nostra armetta.
È quello che mi incuriosisce più che altro cercare in lungo e in largo magari qualche cosa. Poi magari se qua sopra magari troviamo una cassaforte, dove sembra abbiamo trovato una mazza, giustamente ce ne possiamo anche andare, vai! Da qua dovrei passare tranquillamente, ok, vai. Allora, la direzione sembra questa, vediamo di scoprire almeno la zona. Salvo, perché ho paura che c'è là. Niente. Sicuro? Com'è che ancora non abbiamo scoperto il luogo? Cane feroce. Aspetta, vediamo se riusciamo a beccarlo. Il problema è che non. Ah, eccola, eccola. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Aspetta, che abbiamo. Aspetta un po'. Ammazza, ma è forte sto cane. Aia. Ah, sto bastardo. Cane selvatico, ci ha pure attaccato da parentesi. Ecco qua, Dipartimento dello Sceriffo di Nahant. Ok. Nuova scoperta. Salviamo anche, così stiamo a posto. Ok. Andiamo a parlare con il nostro tizio, vai. Che c'ha questa? Cartuccia per fucile a pompa, ce le prendiamo. Ok. Cartucce, Stimpact, fucile a doppia canna, maschera. Allora, vi direi un attimo una cosa se siamo stati fortunati con le munizioni, ma non credo proprio, tra parentesi. Armi, fucile, sparachiodi, nada de nada, vai. Parliamo con lui. Tu devi essere il predatore che verrà con me. Esatto. Designazione X688. Ho già neutralizzato la guardia perimetrale. Non appena verrà impartito l'ordine, inizieremo l'assalto al gruppo principale. Va bene, andiamo. Ti seguo. Ok, quindi recuperiamo. A Kate non è piaciuto. Ma perché Kate? Che cosa ti fa? Kate, ma te non ti piace mai un cazzo? Cioè, stai sempre contro. Allora, stai sempre con noi, ma stai sempre contro di noi. Invece di crearci tutti questi problemi, perché non trovi due chiodi da poter mettere nella sparachiodi? Magari te li crei da soli, non lo so. Ok, allora, no, non c'è niente qua dentro. Che è successo? Scusate. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Ah, un pochettino più avanti. Sì, ma che è? Sono isolette? Sembrano di sì, ok. Sì. Aspetta un attimo, ma di qua non è che si scende. Aspetta, perché poi qua giù. Secondo me qua giù possiamo trovare qualcosa. A parte non vedo neanche che ci stanno seguendo, tra parentesi, quindi non è che ho detto. Ok, la direzione sembra questa da seguire, no? Ah, libertaria l'abbiamo. Eccola, eccola. Aspetta un po'. Credo di aver sentito trovato. Aspetta un po'. Torna al lavoro. Ok, uno l'ho fatto fuori. Ce ne stava Fatti altro pure là vedere e sopra, eh. finiamo. Ce ne stava un altro là sopra. Come sei messo tu con la mira, ragazzo? Aspetta, fammi vedere bene. Perché non vedo una mazza. Da qua sopra non ci vedo, eh. Vediamo se ce ne sta. No, questo è lui. Ce ne sta qualcun altro giù? Strategie scommesse. Mira Aspetta, persa. aspetta. Ci vorrà un attimo. Ma veramente stai dicendo? Sì. Non credo, perché gli vedo un po' in difficoltà. Eccolo che arriva uno. Aspetta. Ok, fatto fuori anche lui. Ah, cavolo, abbiamo beccato che sta in acqua, eh. Ma ti stanno sparando? Ma dove sta? Allora, guarda, se riesco a intuire. No? Ah, sta là sopra. Aspetta un attimo, aspetta. Dovevi Purtroppo arrenderti prima. guarda che ce ne sta un altro. Allora, se riusciamo. Ecco, bravo, se ti togli. Io vedo di correre un po'. Aspetta un po'. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Allora, ragazzo, sei praticamente fregata, eh. Bravissimo. Vai, questo è. Io pensavo che tu andassi molto meglio. Guarda che stai sparando. No, non serve a niente così. Aspetta. Ah, vai. Mazza. Ok, questo abbiamo fatto fuori. Cerchiamo di ripararci un attimo, eh. Prendiamo un poco di attenzione, perché credo che ne siano parecchie. Allora, vabbè, poi dopo entriamo bene qua e vediamo che c'è. Stimpak e sacche di sangue ce le prendiamo subito. Allora, qua credo che non ci sia più nessuno. Ok, uno sta là dietro. Aspetta. Eccolo là, eccolo là. Aspetta. Aspetta, sto passando.
No, Kate, non ti mettere davanti. Aspetta, fatti vedere. Beduino. Ah, attenzione. Vai. Cazzo, sempre a caricare. Ok, fregato. Salviamo un attimo. Fammi... Ah, ciao. Vediamo che c'ha. Questo c'ha tappi e munizioni. Granata, first impact. Pacchetto di sigarette. Ok, completo. Sento dei rumori un po' strani, eh. Oh, ci hanno buttato una pistola così all'improvviso, eh. Ma chi è che sta parlando? Aspetta che c'è qualcuno. Ma c'è un predone nell'acqua. Come cazzo sta nell'acqua questo? Vabbè. Allora, aspetta un attimo, che qua c'erano delle celle che volevo un attimo aprire. È anche difficile, eh. Ocio. No. Ok, la direzione è questa giusta. Piano, piano. Ma che culo, ragazzi. Allora, munizioni jet mentre ci sono. Guardate quante munizioni. Cartucce elettromagnetiche e munizioni. Calibro, munizioni e munizioni. Porca miseria, non riusciamo a trovare neanche munizioni. Buffo, piatto d'argento non ci interessa. Apriamo questa cassaforte, vai. No. No. Ok, va bene così. Un po' più giù. Ok. Sì. Munizioni. Tappi. Questo è un fasciato della gamba. Una pistola. Ma questa non è male come pistola. Cadenza di fuoco. Ok. Quindi me la prendo. Ci pigliamo anche l'orologio d'oro. Questo qua no. Dobbiamo buttare qualcosa, perché in pratica abbiamo troppa roba. Vediamo un po' cosa possiamo buttare. Allora, qua non ce l'abbiamo. Allora, vediamo un po'. Aspetta, la possiamo anche togliere, visto che pesa anche di più. Ok, per il resto siamo a posto. Possiamo anche circolare così. Andiamo avanti. Qua ci siamo già stati, penso, no? Sì. Ok. Allora, noi dobbiamo andare. Mappa. Fatemi vedere bene. Ok, di qua dobbiamo andare. Quindi la direzione è quella giusta. No, perché praticamente. Allora, dobbiamo andare di là. Ma chi è che sta parlando? Allora, ce ne sta uno là. Ma sta... Non ho capito se sta in acqua. Ma possiamo... Chi è che sta sparando? Ci stanno sparando, ma non ho capito da dove. Vabbè, facciamo così. Scendiamo un attimo di qua e andiamo. Chi è che sta sparando? Ma da laggiù ci stanno sparando. L'uovo te ne pentirai. Aspetta, ma riusciamo a beccarlo. Ma non lo riesco neanche a vedere, tra parentesi, poi. Ah! Ok, beccato. Quindi se ce ne sta qualcun altro qua. No. Allora, questa cos'è? Una barchetta. Bella barca. Nella barca magari siamo fortunati. E becchiamo qualcosa. Ok, non c'è niente, qua sopra. Ma come qua? Ok. Siamo un po' impediti, attenzione. Il problema adesso è come arriviamo dall'altra parte, perché da... Ma guarda che non mi sto nascondendo. Allora, fatemi vedere la mappa così possiamo aggiarci bene da questa parte. Allora, mi sa che la direzione non è quella giusta, è che dobbiamo andare da questa parte qua. Allora, se seguiamo il percorso di qua. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, cazzo, stavamo cadendo. Vediamo se possiamo arrivarci da là. Perché praticamente ho attraversato questa zona. Da là dovremmo andarci da sopra, penso. Ok. Vai di qua. Anche così. Che c'è qua? Cuscino di paglia. No, non c'è niente. Questo rumore strano. Ammazza che... Sì, dobbiamo seguire il percorso di qua. Però qua sopra c'era il tizio. Infatti ora ce lo guardiamo un attimo se c'è qualcosa di buono. Tappi, munizioni. Visione notturna. Ok, lasciato braccio. Completo la strada. Ok, andiamo avanti.
Pensavo di meglio, ecco. Vabbè, vai, vai di qua, perfetto, scendiamo. Io salverei che è sempre meglio. Tutte quelle cazzate. Allora, vediamo se riusciamo a passare da là, eh. Aspetta un attimo, perché non è possibile che non riusciamo a trovare un punto di appiglio a questo punto. Perché da qui ce la facciamo. Ok. Può essere che da là riusciamo a passare. Però qua io non vedo un buon appiglio, sinceramente. Vediamo se riusciamo magari ad avere la possibilità di non sprofondare. Aspetta un po'. No, cazzo, siamo sprofondati. Aspetta, però da qua può essere che ce la faccio. Può essere che riusciamo a risalire da qua, eh. Aspetta un po'. Sì, sì, perché qua ancora non sprofondo. Ok, dai, dai. Dai che ce la facciamo. Ok, vai. Vai di qua. Ok. Vai. Ok, bravissimo ragazzo. Oh, là c'è un bel predatore che poi... attenzione che c'ha... c'ha un lanciamissili esagerato. Ok. Porca miseria, ragazzi. Gli è anche saltato in aria il lanciamissili. Attenzione. Ci sta un altro predone là. Ci abbiamo sto cavolo di faro negli occhi. Cioè, faro. Sta luce bruttissima negli occhi. Non si vede una mazza. No, lancia missili, no, munizioni. Ci siamo a tortiera, Kate, ti può interessare la tortiera? Banco di lavoro per armi, ok. Non credo che sia il momento, però forse che qua dentro... Attenzione a non cadere in acqua. Porca miseria, ecco qua. Allora, munizioni. Ok. Guarda quante munizioni, cazzo, ma nemmeno non riusciamo a trovare... quattro chiodi di merda da mettere nella pistola sparachiodi. Ma che cavolo, ragazzi. Salviamo un attimo che è meglio. Andiamo avanti, eh. E anche con calma, perché non vorrei che precipitiamo. Oh, dobbiamo andare là, credo, eh. Ok. Ce n'era un altro di predone là, se non sbaglio. Allora, dovremmo passare di qua. Ah, oh, eccolo là, sta in alto. Che c'è? Sì. È un po' scaduto. Hai sentito? Aspetta che io... Oh, meno male che abbiamo salvato. Kate sta facendo un bagno. Allora, vediamo se riusciamo ad andare da questa parte. Attenzione. Là c'è un bel predatore, eh. Ok. Mazza, ho fatto delle barche. Là ci sta una torretta. Ok, allora facciamoci così. Ci facciamo fuori un attimo la torretta. Hai sentito? Aspetta, aspetta, certo che l'ho sentito. Vai, vai, veloce, veloce, veloce. Ok, la torretta l'abbiamo fatta fuori. Sta arrivando qualcuno, eh. Eccolo, lo vedo là, eh. Eccolo. Cazzo, è scomparso. O è caduto in acqua. Chi è che sta sparando? Iniziamo. Che brutta zona, ragazzi. È una zona di merda perché non riusciamo a proteggerci bene. Ci abbiamo una luce di merda e non si vede niente. Dove saranno? Dove saranno? Allora, non lo vedo, non lo vedo. Sta troppo lontano, cazzo. Troppo lontano. Vediamo di riuscire a fare sto cazzo di percorso. Porca miseria. Come dobbiamo camminare praticamente in bilico. Vai, 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 vai. Pericolo, 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 pericolo. Vai, vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ci becchiamo un attimo le munizioni. La bombina per lei non ci interessa. Che c'è questo completo per cervo e la canottiera. Munizioni e, e mina. E che palle. Cazzo. Attenzione, vediamo se riusciamo a beccare qualcosa. Apriamo un attimo. Questo può essere già qualcosa. Completo. Ci stanno sparando, eh. A noi poco interessa. Completo, completo. Che c'ha questo? Denti di ardo. Che mazza, quanta gente è morta qua. Dove sta? Sta là, sta. Dove cazzo sta? Allora, se riesco a beccarlo. Ragazzi, ma voi almeno cercate almeno di fare qualcosa. Vediamo se riusciamo a proteggerci. Perché la zona dovrebbe essere questa, eh. Almeno siamo riusciti a raggiungere quasi la zona, no. Ok.
che dobbiamo andare sicuramente là. Quindi un bel tuffo. Ehi! Ecco qua. È ora di morire. Ok, e siamo scesi. Scoprite dov'è e sistemate la cosa. Ma sicuramente. Allora, vediamo se riusciamo. Ma che? Ma che devo sentire? Allora, questo sembra un'imbarcazione, quindi è probabile che se risaliamo. Che hai trovato qui? Se risaliamo questa imbarcazione riusciamo a ritrovare. Sì, 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 stiamo salendo, quindi dovremmo. Ma chi è che. Oh! È Kate che nuota così. Brava Kate, sei una nuotatrice. Allora seguiamo. Speriamo che sia Kate. Ok. Merda! Che c'è? Munizioni, ok. Merda! Ma chi stanno sparando? Andiamo sopra, un po'. Ok. Non c'è ancora nessuno. Ma sento dei rumori strani qua. Sparizioni, spari. Oh, sono due, eh. Vai. Vai, vai. Oh, sempre a caricare, sempre a caricare. Ok, ce ne dovrebbe stare ancora. Ok, beccati tutti. Ho tutto il tempo. Ci mettiamo anche i tappi. Attenzione, qui stanno ancora sparando. Ah, eccolo qua. Vai così. Ah, questo è forte. Vai. Colpo critico di strutture. Magari meglio che stiamo attenti. Sto passando, manco pure. Aia, aia. Ah, aia. Porca miseria. Vai, veloce, veloce. Carica, carica, carica. E andiamo, dai, che c'è una pistola. Cioè, questo è pure armato così male. Ok, meno male che è morto. Pezzo di latta. Allora, ripariamoci un attimo. Torace, munizioni, munizioni. Carabina da combattimento. Aspetta che forse troviamo una buona arma. Porca miseria, sto sparachiodi. Dove sta la carabina da combattimento? 39. Eh sì, e mo la cambiamo subito. Fucile d'assalto 36. Ok, quindi buttiamo questo, vai. Attenzione, io salverei un attimo perché ho paura che questi ci incominciano ad attaccare. Pulsante. Premiamo questo pulsante. Non ho più pelle. Cioè, Kate, tu vieni con. Vieni con lo spadaccino qua. Cioè. Qua stanno bombe a mano. Siamo ostinati, eh? E tu c'hai la spadaccina, ma. Dove sarà? Ti ho dato 50.000 armi e tu c'hai lo spadaccino. Ma vai a cagare, vai. Oh, aspetta. Ok, riprendiamo un pochettino anche di rifornimenti. Dove stanno? Provviste. Ok, mangiamo un po' di questo. Sì, recuperiamo un po' di forze. Risalvo un attimo. Ok. Ok, prendiamoci munizioni. Impact. La bottiglia ce la prendiamo. Ok. Piano piano, perché ho sentito delle voci. Quindi attenzione. Allora, questo è il primo. Beh, pezzo per un colpo. Ok, il colpo l'abbiamo beccato e vai. Attenzione che. Che cazzo. Ce ne sta un altro, Oh! Vai così! Vai veloce, 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 veloce! Cazzo! Aspetta! Aspetta! Ok! Mi sa che è morto, Mi sa che è morto, ma ci ha sparato pure qualcos'altro addosso! Non credo che ci. Salviamo un attimo! Nel panico è meglio che salviamo, Vediamo se il tizio che ci aveva lancia qualche cosa. Ah, c'ha il Fatman, quindi è sicuramente lui. Bastardo. Perciò era così difficile. Personalmente non abbiamo così tanta disponibilità. E quindi non ci possiamo portare una mazza. Vediamo se almeno. Questo è il laboratorio chimico. Porta di ferro. Che cos'è qua? Aspetta che ho visto tanta roba. Aspetta un po'. No, calzamaglia non c'è niente. Possibile che questi non c'hanno manco una cassaforte qua vicino. Tutta sta roba, sta arsenale. E non c'avete niente da difendere. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Saliamo. Sto salendo in continuazione. Ok.
Ah, là ci sta qualcosa. Ok. Munizioni. E anche questi. Perfetto. Qua non c'è niente. Sì, l'aiutante mi fa ridere. Peggio di Kate. Sei praticamente perennemente sempre indietro. Quasi non ci pensa nemmeno, per la parentesi. Qua ci abbiamo cartucce, no. Questa è solamente una postazione per sparare. Vabbè. Ok, quindi continuiamo a salire. Yes, ok, vai. Dov'è la direzione giusta? Qua non c'è niente, aspetta. Che qua a terra, munizioni, ce le prendiamo le munizioni, sì. Ok. Entra da questa. Oh! No, pensavo fosse. Ah, almeno la porta l'abbiamo raggiunta. Là c'è un divano. Qua che c'è? Qualcosa con le munizioni? Là c'è un'altra cassetta. Scodella di ceramica, no, a noi interessa solo l'alluminio. Aspetta un po' che voglio vedere se c'è qualcosa qua dentro. Manco per niente. Liquore. Ok, non c'è niente, no, non c'è niente. Perfetto, possiamo uscire. E entriamo qua dentro. Cammina del capitano. Un attimo, devo dirti una cosa importante. Ti ascolto. Devo comunicarti il codice di ripristino di B592. Basterà fargli ascoltare la frase chiave. Resetterà i suoi processi cognitivi e lo renderà inoffensivo. Dovrai dire B592, ripristino impostazioni di fabbrica, e fornire poi il codice di autorizzazione Gamma 71 Epsilon. Una volta disattivato, potrò riportarlo senza problemi all'istituto. Bene, se possibile, vorrei evitare di ricorrere alla violenza. A dire il vero, speravo di darci un po' dentro. Potrebbe non essere solo. La violenza potrebbe rivelarsi inevitabile. Non ho altro da aggiungere. Attendo il tuo ordine. Porca miseria, vabbè, non avevo dubbi che comunque Kate non si sarebbe mai smentita. Accendino macete. Vabbè. Non avevamo dubbi, per cui andiamo avanti. La salvataggio l'abbiamo fatta. Radway. Che cos'è quella? Le fusil terribile. Non è male. C'è anche. Forse potresti lasciare giù un po' di quella merda che ti porti dietro. Sì, infatti, Kate, facciamo una bella cosa. Vieni qua. Dimmi che cosa vuoi e io lo farò. Oh, certo. Fammi portare tutta la tua robaccia. Brava, Kate. Quello è quello. Il mio intento è quello, praticamente. Visto che non c'ho più spazio. Ma però ti do le armi, non è che ti do le mie armi, ecco. Ti do tutte le bottiglie, valore e peso, va bene? Sì, ti do tutte queste belle bottigliette. Così ci alleggeriamo, ok? Però a questo punto me lo prendo. Armi, fucile, sparachiodi, no, dove sta? Eccolo qua, dai, così almeno lo proviamo un posto. Proviamo un'armetta un pochettino meglio, vediamo un po' com'è. No, whisky non mi interessa. Steampack ce lo prendiamo, ok. Secchio di metallo. Valigetta degli attrezzi. Aspetta, oh, cazzo. Piano piano, ok. Bene. Munizioni, munizioni, munizioni. Questo è un bel tiratore scelto però, eh. Ma obiettivamente non è che abbiamo molto spazio, quindi non ce lo prendiamo. Acqua sporca, teschio. Commonwealth. Andiamo a Commonwealth, non ci interessa. Chiodi niente, cestino per la spesa, ok. Andiamo avanti, può essere che becchiamo qualcosa. Ammazza, cioè, con gli spazi siamo sempre spazi molto stretti, eh. Che c'è qua sopra? Volta artigianale, questa è una pistola. La butto un'altra volta. Terminale di Gabriel. Armadietto. Sigaro. Scatole di forcine ce le prendiamo. Orologio d'oro. Ok, qua serve per dormire ma non possiamo dormire. Questo è l'armadietto. Che c'è qua? Al terminale di Gabriel vediamo un po'. No, vabbè, non ci interessa sta roba.
Ok, ma in pratica... Aspetta, che forse ho trovato una bella cassaforte. Era bella nascosta, ma l'abbiamo trovata. Vai, apriamo. Piano. Ok. Fantastico. Granata al plasma, alla mina fa metamorfosi, emozioni. Orologio e la granata. Ok, fantastico. C'è ancora roba, eh. Però volevo capire... Che c'è? Ma questo è un divano. Vediamo se dobbiamo... Ok, ma in pratica che cosa dobbiamo... Ah, sta sopra. Che non riuscivo a capire. E come ci facciamo... Ah, ecco, dobbiamo andare da qua, penso. Ok, vai. Andiamo da qua. Le care della vostra equipaggiamento. Esattamente come me siete agente saputo raggiungere. L'istituto è così accorto okay. di risorse da doverle rubare alle oneste bande di razziatori del Commonwealth. B592, ripristino impostazioni di fabbrica. Autorizzazione gamma 71Y. Stai bene? Gabriel, riesci a sentirmi? Merda, ti hanno fatto qualcosa. Ma che ha fatto? È svenuto. Facciamoli fuori! Merda! Oh. Porca miseria. Allora, iniziamo subito alla grande. Vai! Vabbè, così però non è giusto. Ok, questo l'ho beccato. Ammazza, c'ha un culo tremendo sta. Vai. Vai. Non è niente. Porca miseria, c'ha un culo tremendo. Ottimo lavoro. La riporterò indietro il signore. Qui X688. Sono pronto al teletrasporto con il sintetico B592 recuperato. Nuovi alloggi. Porca miseria. Torna dal padre. Ok, quindi penso che con un viaggio rapido ci possiamo andare tranquillamente, no? Penso proprio di sì. Vai. Ok, l'armatura andiamo su. Atomica è sicuramente efficace, ma poco efficiente. E quindi cosa vorresti dire? Okay. No, non credo che ha cambiato postazione. Penso che sta sempre allo stesso posto, no? Sì. Ok. Vediamo se lo troviamo. Mi pare che sta. No, sta sopra ancora. Sta ancora. Un altro piano ancora. Ho ancora poca dimestichezza con l'istituto, non mi ricordo i piani. Vabbè, comunque sta là, l'abbiamo già visto. Ciao! Sono felice di vederti ritornare sano e salvo. So che l'incarico era difficile, ma dovevo fare in modo che vedessi personalmente quanto può essere pericoloso un sintetico in fuga. Gabriel e la sua banda erano dei bastardi senza pietà. Appendevano le loro vittime come trofei. Sono felice che questa storia sia finita. Anche se non possiamo nulla per le vittime di Gabriel, possiamo almeno confortarci con l'idea che non rappresenta più una minaccia. Bene, ora basta parlare di questo. L'incarico si è concluso e ci hai riportato il nostro sintetico integro. Non avrei potuto sperare in un esito migliore. Ben fatto. Durante la tua assenza ti ho fatto preparare un alloggio. Ci troverai tutto il necessario ai tuoi bisogni, oltre a una generosa scorta di armi ed equipaggiamenti. Vai a dare un'occhiata. Sono sicuro che lo troverai soddisfacente. Ok, visitiamo un attimo il nostro alloggio. Che ci devo fare? Ci stiamo cercando da 20 minuti, ma non la trovo. Aspetta, scendo di qua un attimo. Con calma, eh. Sì, non vi preoccupate, sono io che ho fatto un po' di terremoto. Questa cosa è un pulsante per interagire, ma saliamo e scendiamo. Aspetta. Peccato. Un po'. Impossibile aprire. Ok. Ah! Mi sto innervosendo. Forse ho sbagliato piano. È da là. Aspetta un po'. Saliamo ancora, vediamo un po' se salendo un altro piano riusciamo a beccare. Il padre ha fatto grandi cose. Vabbè, se lo se dici non fosse per lui, io adesso non sarei qui. Beh, contento te. Guarda, io ancora non ho trovato la stanza, se mi dai qualche indicazione in più magari ci riesce anche più facile trovarla sta stanza di merda. Vediamo un po'. Allora, sta ancora di qua. Dove sta? Allora, dovrebbe sta... Ah, eccola qua.
sta qua sotto, sta. Ma io la vedo pure, ma non la vedo. Allora, dobbiamo andare qua sotto proprio. Come cazzo? Allora, vediamo un po' se ci arriviamo da qua. Aspetta, aspetta che forse ci siamo. Ah, forse l'ho vista. Oh, oh sì. I tuoi nuovi alloggi sono qui. Ah, grazie. Sicuro? Quando no. Hai finito, il padre desidera vederti. Ok ragazzi, finalmente siamo riusciti a trovare la nostra stanza piccolina e di merda, ma l'importante è che abbiamo completato un'altra missione e ne è iniziata poi tra parentesi anche un'altra. Comunque spero che sempre cosa vi sia piaciuto, non dimenticate sempre i commentari, che se mi mettete mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.